un'idea che unisce lo sviluppo tecnologico ad un prodotto enogastronomico più ricercato e apprezzato al mondo. Il vino. Vi presentiamo WineUp. Si tratta di un'applicazione molto utile in grado di fornire suggerimenti e informazioni sui luoghi di produzione, ma non solo, anche consigli sugli abbinamenti cibo-vino. Sono Nadia De Santis, classe 1973, svezzata in un ristorante tipico algherese, in crescita francescana, laurea in scienze naturali, ho lavorato per circa 10 anni nella pubblica amministrazione sullo sviluppo sostenibile, oggi sono consulente di marketing territoriale, soprattutto sull'innovazione, con l'applicazione WineUp. Il mondo del vino incontra la tecnologia. Nadia, chi meglio di te può raccontarci come nasce WineUp? Allora, nasce proprio un periodo di transizione nel momento in cui finisco di lavorare nella pubblica amministrazione di Alghero. Parto per Manchester, dato che mio fratello è uno dei sardi che è partito appunto in Inghilterra. E da lì mi sono trasformata in quello che è il mondo dell'innovazione, tra cui quella proprio delle applicazioni. Facendo un master a Milano sul marketing proprio territoriale, un insegnante disse: non bisogna lavorare, per creare business facciamo quello che ci piace, non è più un lavoro, ma le ore che noi passiamo nel farlo vengono trasmesse. E considerata la mia natura, la mia nascita, la mia crescita proprio nel mondo del vino e del buon cibo, WineUp. È un'applicazione utilissima, ma è rivolta a tutti? Certo, è rivolta a tutti, ma soprattutto a coloro che sono più tutto curiosi, che gli piace viaggiare, perché l'enoturismo sta diventando veramente una destinazione turistica degli ultimi anni. Le aziende vitivinicole si stanno attrezzando, si stanno adeguando, ricordiamoci anche la nuova legge sull'enoturismo regionale sarda, questo per dare appunto ancora più valore alle aziende che si stanno adoperando, che stanno diventando esse stesse l'accoglienza al turista. Una volta connessi, che cosa possiamo trovare? Troviamo la mappa dell'enoturismo, dove grazie a una geolocalizzazione integrata il turista sa immediatamente quali sono le aziende vitivinicole da una parte, i servizi, le città del vino, gli eventi, ma soprattutto c'è una sezione anche dedicata a quelle che sono le DOC, le DOCG non solo d'Italia ma del mondo. Qual è la sua finalità? La finalità soprattutto è informare, valorizzare, fare rete. È importantissimo ai tempi d'oggi fare rete, non solo le aziende che sono il fulcro produttivo del territorio, ma anche le città del vino che sono un po' da ombrello e danno quella che è la visibilità alle attività produttive. Nadia, l'innovazione tecnologica diviene a tutti gli effetti un volano di crescita per tutto il settore vitivinicolo. Certo, vi invitiamo a scaricare l'applicazione WineUp da tutti gli app store, a conoscere le aziende vitivinicole e i servizi legati al mondo del vino e soprattutto ad essere sostenibili a portata di click.